Nessun giornale italiano ha mai parlato di questo. Mai, nessuno. Tra Mattei e Kennedy c'era una corrispondenza molto, molto stretta. L'Italia avanzò la proposta di coprire un ruolo di nazione strategica sul Mediterraneo in sostituzione di Francia e d'Inghilterra. Aveva ricevuto minacce. La cosa che mi colpì, che era stato in Sicilia il 18 ottobre del 1962. Perché la libertà non è quella di parlare, basta. Sì, è importante parlare, poi alla fine non succede niente e le verità vengono negate. L'ho detto diverse volte che per l'Africa il petrolio è una maledizione. Viene privatizzato l'ENI, 1994. Stranamente, l'uomo che ha condotto questa operazione, c'era il governo Amato, Ciampi, ministro dell'economia, quello che ha condotto l'operazione è stato... Benito Livigni ha scritto un paio di libri, anzi veramente ne ha scritti molti di più, ma sul petrolio credo che siano due, no, quattro, e io ne ho due solamente, quindi grazie. Il nome del petrolio e le guerre del petrolio. Benito Livigni è una persona assai interessante perché è depositario di moltissimi segreti. Era l'assistente personale di Enrico Mattei. Vorrei tornare su Enrico Mattei, del quale sono stato un strettissimo collaboratore, per dire che in Italia è avvenuta qualcosa di orrendo, di lucubre, di sporco. Era stata fatta un'inchiesta quando l'aereo precipitò a Bascapè, un'inchiesta vergognosa che era soltanto fatta da depistaggi e da coperture della verità. Un'altra mezza inchiesta era stata subito chiusa. Io nel 1994 ho pubblicato con la Mondadori un libro che si chiama La Grande Sfida e sono riuscito ad avere dagli archivi americani una serie di documentazione secret o top secret dagli archivi della John Fitzgerald Kennedy Library di Boston, dall'Eisenhower Library di Abbey Lane, e con mia sorpresa ho scoperto che tra Mattei e Kennedy c'era una corrispondenza molto molto stretta. L'Italia, dopo la crisi di Suez, quando Inghilterra e Francia erano stati invitati dagli Stati Uniti a ritirarsi durante la guerra di Suez, perché gli Stati Uniti temevano uno shock petrolifero, l'Italia avanzò la proposta di coprire un ruolo di nazione strategica sul Mediterraneo in sostituzione di Francia e d'Inghilterra. Kennedy era d'accordo, però bisognava dare stabilità politica al governo italiano che cambiava ogni mese, ogni due mesi. C'era stata la crisi del governo Tambroni che durò un mese e mezzo. Però per dare stabilità politica bisognava scegliere un uomo e fare delle riforme. Kennedy, quello che io sto dicendo è in documenti segreti americani, Kennedy esaminò tutti i possibili interlocutori italiani. Li scartò subito, esaminò Fanfani, via, Gronchi, via, e arrivò a Mattei. Di Mattei Kennedy, e si vede nei documenti che io ho esaminato, era affascinato da Mattei Kennedy. E cominciarono delle trattative. Una prima trattativa, una tranche di trattative, avvenne al Hotel del Cerso di Roma in grandissimo segreto. Mattei non si fece assistere da nessuno, perché era una questione di grande segretezza. Kennedy chiese alle grandi compagnie americane di mettere Mattei in condizione di fare affari, di offrire a Mattei contratti migliori di quelli che Mattei aveva fatto con l'Unione Sovietica. E così, dopo lunghe trattative, venne fatto un contratto tra l'ENI e l'ESSO per la fornitura di 12 milioni di tonnellate l'anno di grezzo a condizioni veramente migliori di quelle che Mattei aveva strappato dall'Unione Sovietica. Dopo l'accordo, sempre segretissimo, dell'accordo commerciale, si passò alla trattativa politica,
che durò parecchio. Da parte americana parteciparono il responsabile della politica estera di Kennedy e il futuro capo della CIA in Italia. E quindi Mattei accettò di affrontare questa esperienza e doveva andare a dicembre a incontrare Kennedy, dicembre 1962. Io ero molto vicino a Mattei, certamente non ne parlò con nessuno, nemmeno con me, però era abbastanza teso in quei giorni, aveva ricevuto minacce. La cosa che mi colpì, che era stato in Sicilia il 18 ottobre del 1962, c'era stato un incontro a Gela, un consiglio di amministrazione dell'AGIP mineraria. Lui transitò da Palermo, mi chiamò e ti voglio vedere subito in aeroporto. Arrivò con l'aereo aziendale, mi diede un po' di indicazioni su fatti che stavamo svolgendo e gli disse presidente, venga entro l'anno, perché abbiamo fatto una realizzazione a Gela che voleva lei, un grande deposito costiero per importare dalla raffineria di Gela i prodotti sul mercato, perché funzionavano le raffinerie di Augusta, quindi noi eravamo assente sul mercato siciliano. E lui disse, non posso venire, c'ho parecchi impegni, ci vediamo il prossimo anno. Era comunque contento di questa realizzazione. Dopo 7 giorni ricevo una sua telefonata, io mi trovo a Palermo perché io avevo un incarico, quello dello scoutman, che è l'uomo dei servizi segreti nel petrolio, quello che cerca di capire cosa fanno le altre compagnie per cercare di fregarle, no? Mi disse, sto partendo per Gela. Presidente, ma come mai? Dice, no, poi glielo dico. Io arrivai a Gela prima di lui e andai al motel dell'AGIP e mi dissero, non atterra qui, perché l'AGIP aveva un aeroporto privato che si chiama Aeroporto di Ponte Olivo, con una pista sorvegliatissima dall'ANCI. La sera prima avevano messo una carica di tritolo e avevano rotto la pista per non farlo atterrare, per farlo venire con l'elicottero semmai. E lui dovette atterrare a Catania. Arrivò intorno alle 13, abbiamo parlato di problemi che c'erano in corso, soprattutto che riguardavano l'Iraq. Ecco, Iraq. Nessun libro dei 300 e rotti libri che sono stati pubblicati nel mondo su Mattei hanno parlato mai dell'Iraq. Mai. Dell'Iran, ma l'Iraq no. Io sapevo che c'era una questione. In Iran non si era riuscita a fare l'accordo, non si era riuscita ad entrare nel consorzio dopo la caduta di Mossadegh, fatto cadere dagli anglo-americani perché aveva nazionalizzato il petrolio, fatto cadere con l'uso dei sicari dell'economia, quindi non hanno orchestrato un'operazione CIA, non hanno utilizzato dei sicari economici per mettere in difficoltà lo Stato iraniano. È caduto Mossadegh, anzi fu denunziato come fosse un pazzo, invece era un uomo saggissimo, era presidente del Consiglio del primo governo democratico iraniano, un governo democratico eletto dal popolo. Poi gli americani ritornarono con gli inglesi, riaprirono le compagnie anglo-americane e fecero un consorzio e noi siamo stati rifiutati, non siamo potuti entrare nel consorzio perché ci hanno detto no, voi non siete in Medio Oriente. Abbiamo detto ma ci sono delle piccole società finanziarie vostre, americane e inglesi, che sono finanziarie. Dice no, comunque voi non potete entrare. E Mattei dice andiamoci a prendere il petrolio in Iraq. Cos'era successo? Negli anni 30 io ho avuto il piacere, non negli anni 30, ho avuto il piacere di conoscere nel 1978 a Taormina Dino Grandi, ex ministro degli esteri del governo di Mussolini, il quale in una cena tra amici alla fine mi ha informato, saputo che ero dell'ENI, mi ha informato che nel 1934 l'Italia, l'AGIP è stata fondata nel 1926, era riuscita ad ottenere in Iraq il più grande giacimento iracheno nell'area di Kirkuk, l'area curda del nord dell'Iraq. Era riuscita per l'abilità di Dino Grandi, che era un politico abile, il quale
venne a patti con gli inglesi, che avevano ottenuto l'85% del territorio iracheno, una concessione enorme, con una sessantina di concessioni, perché aveva il protettorato. L'Iraq era un'invenzione di Churchill, perché capiva lui che mettendo una linea, un rettangolo, unificando sciiti, curdi e sunniti, turcomanni, avrebbe creato un paese in eterno conflitto e quindi facilmente governabile, facilmente dominabile da un punto di vista coloniale. Dino Grandi diede appoggio, perché scadeva il protettorato inglese nel 1934, diede appoggio presso la Società delle Nazioni, era l'attuale, l'ex ONU, e diede appoggio all'Inghilterra, e in contropartita l'Inghilterra accettò che l'AGP rivelasse una società piccola petrolifera, e poi accettò che questa società piccola si ingrandisse fino a diventare una concessione importante che si chiamava Mosul Oil Field. E però avvenne un fatto: 1935 ottobre, le truppe italiane invadono l'Etiopia, gli inglesi ricattano l'AGP, dicono: se tu vuoi che noi interveniamo alla Società delle Nazioni per non far fare delle sanzioni pesanti e soprattutto per non far fare un embargo petrolifero, ci deve ridare la Mosul Oil Field, cioè ce la deve cedere. Dino Grandi mi ha raccontato che trattò una trattativa difficile e alla fine trovarono una soluzione. Sarebbe andata agli inglesi e anche agli americani, perché la Iraq Petroleum Company aveva una quota americana, e sarebbe andata il 51%, però l'AGP avrebbe avuto un 39% e una presenza strategica nel gold share della società, cioè avrebbe partecipato alle politiche e alle strategie della Iraq Petroleum Company. Quando, mi raccontò Dino Grandi, ritornò a Roma contento, perché aveva salvato la Mosul Oil Field, in effetti una presenza, in attesa che poi magari le cose si potevano chiarire, Mussolini ebbe paura, ha detto: no, cediamo la società, perché gli inglesi poi mi possono giocare un brutto scherzo e io non mi posso fermare in Etiopia le frutte con un embargo. Mattei sapeva tutto questo, e dopo che siamo stati rifiutati dal consorzio iraniano ha detto: andiamoci a prendere il petrolio in Iraq. Si formò un gruppo molto ristretto, questo è stato oggetto di quest'ultimo libro, che è uscito un anno dopo del penultimo, ma io non potevo trovare la registrazione a Dino Grandi, che si era perduta nelle carte. Ho trovato un giorno del 2006 questa registrazione, e quindi tutti i dati che mi aveva dato. Sono andato all'archivio storico a Pomezia dell'ENI e non trovavo assolutamente Iraq. Poi, cercando, ho trovato un faldone di documenti tutti crepitati. Si parlava di arance, si parlava di gite, poi abbiamo trovato la chiave, dopo 3 mesi di ricerca, di lettura, abbiamo tradotto ed è uscito fuori quello che è uscito. Io lavorai con l'equipe che andò in Iraq, molto in stretto al rapporto. Si andò in Iraq quando Qassem, nel 1958 agosto, abbatté la monarchia irachena di re Faisal II. E Qassem venne contattato nello stesso mese di agosto, in una caserma, mentre fuori si sparava, è stato portato a Qassem una credenziale di Mattei, nella quale Mattei diceva: vogliamo fare con voi un contratto paritetico, un partenariato, non un contratto in cui vi vede paese esattore di tasso, esattore di royalty. Facciamolo insieme, poi facciamo una società paritetica che si occuperà anche di altre cose connesse al petrolio. Qassem ha accettato e ha detto: io voglio però che prima bisogna cacciare via l'Iraq Petroleum Company, cacciare via l'Iraq, un fatto eclatante, straordinario. E così si cominciò a dare assistenza a Qassem, assistenza legale, esaminando concessione per concessione dell'Iraq Petroleum Company, per vedere dove l'Iraq Petroleum Company aveva mancato, aveva violato. L'Iraq Petroleum Company, su 60 rotte concessioni, ne aveva solo sfruttato 3. Si era mantenuto in riserva con una
atteggiamento di scorrettezza enorme, come riserva le altre risorse privando il popolo iracheno di quelle royalty, ancorché irrisorie. E così nel 1962, Qassem, perché ci fu una trattativa lunga, revocò le concessioni, quasi 57 concessioni all'Iraq per Petroleum Company. Era qualcosa di una bomba, cioè una delle più grandi compagnie del mondo, più potenti, veniva buttata fuori. Perché? Perché Qassem avrebbe fatto entrare l'ENI. Io seguii molto da vicino la faccenda, e però non eravamo sicuri di essere sfuggiti ai servizi segreti americani e inglesi, perché sa, in Italia c'era parecchia gente che voleva la fine di Mattei, parecchia gente. Mattei aveva rotto con Fanfani perché aveva appoggiato un governo un governo siciliano di un'esperienza molto particolare politica per ottenere Milazzo, per ottenere delle concessioni, e mandò alla opposizione i fanfaniani siciliani, che non era gente troppo facile, erano Gioia, Lima e via dicendo. Quindi aveva addirizzato i finanziamenti alla DC da Fanfani a Moro, cioè era rottura totale. Fanfani nel periodo dell'Iraq era presidente del Consiglio. Poi c'era la questione Chefs. Mattei agli inizi del 2006 aveva cacciato fuori Chefs, il vicepresidente, che era un uomo dei servizi inglesi, quindi Mattei era isolato. E durante la trattativa abbiamo scoperto, con quei documenti che io ho avuto a Boston e a Blaine, ho scoperto che c'erano stati degli interventi pesantissimi dell'ambasciata americana e inglese a Roma su Fanfani per fermare Mattei, e Fanfani ha risposto: io Mattei non lo posso fermare, cioè non ho il potere. È una cosa gravissima. Fermare ad ogni costo, la frase ad ogni costo è quella che mi rimase, ad ogni costo. Si fece una società, Qassem fece una società nazionale, e per poter fare poi una società paritetica con noi. Qassem fece sapere che voleva dare un annunzio al giornalismo internazionale di questo progetto della costituzione della compagnia nazionale, che era nazionale, non era più, non c'erano più influenze esterne. E noi abbiamo detto: no, prenditi tempo. Era il 16 settembre del 1962, Qassem, con la smania di dimostrare al popolo, alla massa popolare, che stava lavorando per il bene dell'Iraq, rilasciò una intervista che ci fece gelare. A quel tempo ha detto: io ho revocato le concessioni all'Iraq Petroleum Company e sto realizzando una società paritetica con l'ENI, con l'italiana ENI. Ci siamo sentiti persi, era grave, gravissimo. Abbiamo detto a Mattei di stare attento, di non viaggiare più in aereo. E quando arrivò in Sicilia il giorno 26 di ottobre, la sorpresa nostra era: io ero in Sicilia perché mi occupavo della politica mediterranea. Ecco, eravamo terrorizzati. Io ho detto: presidente, non riparta stasera a Milano, non riparta, venga con me, andiamo in campagna, mia moglie ha delle campagne vicino Palermo, si riposi, non chiami nemmeno sua moglie. Un amico, uno di noi, eravamo un gruppo di alleni, andrà a Roma, avviserà sua moglie, ma lo farà in modo privato per un mese, faccia finta. Dice: no, devo andare, devi incontrarmi a Milano con l'onorevole Tremelloni stasera, e devo poi partire, devo fare il contratto con l'Algeria, un altro contratto molto osteggiato dalle anglo-americane, ma soprattutto da Fanfani, perché Fanfani non voleva che Mattei portasse avanti una politica di rottura nei confronti delle sette sorelle, perché è stato Mattei a definire sorella, in verità all'inizio voleva dire sorellastra, e poi i giornalisti l'hanno modificato. Comunque ha voluto partire lo stesso Mattei, e quella sera l'aereo è caduto. In Italia è avvenuta un'altra porcheria, scusate perché uso dei termini molto pesanti, una porcheria degna di un paese, anzi degna di nessun paese al mondo.
Quando io pubblicai La Grande Sfida, riaprirono l'inchiesta. Riaprirono l'inchiesta. Il procuratore Vincenzo Calia di Pavia, zona dove Mattei di Claerio è caduto. Aprirono l'inchiesta perché la novità era il rapporto di Mattei Kennedy, era una novità assoluta. Indagò con molta serietà Vincenzo Calia, molta serietà. Io ho avuto l'onore di collaborarlo molto da vicino continuamente all'avanzamento dell'inchiesta e si accertò l'avvenuto sabotaggio. Si sono riassumati i corpi di Mattei e il nero Bertuzzi, che era il pilota. Si sono trovate tracce di esplosivo, Compound 100, un esplosivo potentissimo. Si è accertato che l'esplosivo era stato messo sotto i comandi del carrello e si può fare attraverso il rotino. Si infila la carica con una calamita e che l'aereo era stato portato dentro la notte della notte. Tra il 25 e il 26 è stato portato dentro l'hangar militare della NATO militare, quello che vi dico è nell'inchiesta, ed è stato sabotato dai servizi, l'ho scritto, e l'aereo, quando il pilota azionò la cloche per scendere, è andato in aria, è scoppiato, è esploso. Ebbene, questa inchiesta che stava arrivando ai mandanti, già individuati, ma stava il magistrato acquisendo ulteriori elementi per le prove, è stata archiviata. Per cui tutti quelli che hanno scritto in questo periodo, è stata archivata il 2003, pensate. Dicono che Mattei è morto, non si sa perché è morto, oppure alcuni dicono in un incidente. Ed è una vergogna che una verità è stata occultata. Perché Mattei non era il cagnolino. Noi siamo un paese dove rispettiamo più i cani. Sicuramente se uno abbandona un cane si becca anche una contravvenzione di parecchi soldi e forse un po' di galera gliela fanno fare, ma se ammazzano un uomo non succede niente. Un paese indegno veramente, scusatemi. Io ci ho perduto la moglie nel luglio 2007, una macchina ci ha speronato e mia moglie è morta. Ebbene, chi ci ha speronato, che era ubriaco ed era drogato, sta passeggiando, tranquillo, si diverte, va alle feste. Denunziato per omicidio colposo, non succederà niente. Ritorniamo a Mattei. Viene archiviata l'inchiesta, archiviata l'inchiesta, e io riesco ad avere tutta l'inchiesta. E ho fatto un libro in 25 giorni, lavorando notte e giorno, che è uscito con Editori Riuniti, si chiama Caso Mattei, un giallo italiano. Perché un giallo italiano? Perché alla fine è stata gestita dagli italiani, gestita dagli uomini che un'escalation di Mattei nella politica avrebbe declarato la loro fine politica o manageriale. E poi io ho messo in evidenza, e si mette in evidenza da una serie di documenti, un certo rapporto tra l'assassino di Kennedy e l'assassino di Mattei. A Catania c'era in quel giorno Carlos Marcello, che è stato implicato nell'assassinio di Kennedy. Il tutto converge nell'oligarchia britannica, converge sulla Permidex, contro spionaggio inglese. Siamo sempre lì, il centro del mondo della finanza è Londra. E quindi Mattei ha messo in difficoltà gli inglesi, Kennedy ha messo in difficoltà gli inglesi, perché ha rotto i rapporti con l'oligarchia britannica ai fini finanziari, della politica, ha posto fine alla guerra in Corea senza manco interpellare gli inglesi. Quindi i difetti ci hanno, ecco, gli uomini della speranza, i due uomini della grande speranza, probabilmente, questo non ci sono prove, c'è un legame comune. Quindi Mattei è stato ucciso, anche se tutti quelli che hanno scritto libri come Bruno Vesca dico è caduto per un incidente aereo, e questo lo reputo io in un paese come? Scusi, si è suicidato, sì, esattamente. Allora, a questo punto io finirei qui e vorrei aggiungere al mio intervento due cose importantissime. Una che riguarda le nostre tasche ed è come si fa il prezzo della benzina. Io sono stato direttore dell'ENI
per la distribuzione. Ho tentato di fare delle cose, ma non ci sono riuscito. E l'altro punto che è importante richiama quelle banche d'affari che ha citato Antonio Tricarico, quelle che gestiscono il mercato parallelo, che io reputo dei predatori, ed è la Merrill Lynch, la JP Morgan e la Goldman Sachs, la quale ogni tanto soffia sul fuoco e dice a 200 euro al barile ci arriveremo a dicembre. E allora negli anni 90 è avvenuto qualcosa di grave. I giornali italiani non hanno parlato niente, mai di nulla di quello che vi sto parlando io, perché fanno propaganda, non c'è libertà, non sono io a dirlo, eh. C'è la fondazione Roosevelt, di Eleanor Roosevelt, che ci piazza bontà sua al 34esimo posto, ma noi siamo un conto molto più giù come libertà di stampa, perché la libertà non è quella di parlare, basta, sì, è importante parlare, poi alla fine non succede niente e le verità vengono negate. È successo questo, cade il muro di Berlino, il ministro Scotti avvisa, era ministro degli interni, avvisa il capo del governo di allora che delle manovre strane stavano avvenendo da parte di importanti banche d'affari contro l'economia italiana. Poi ribadisce, me lo ha detto Parisi, mi ha detto pure che si potrebbero avvenire delle stragi o delle uccisioni. Strano, nel 92 viene la strage di Capaci, la mafia ha un ruolo soltanto, diciamo, di supporto militare, perché la mafia aveva altri problemi, quello di far uscire, comunque aveva il problema di attutire il carcere duro, i boss processati da Falcone pressavano perché affinché Cosa Nostra facesse pace con lo Stato, quindi è improponibile che la Cosa Nostra che noi conosciamo, che è il braccio proletario della mafia, il braccio militare, potesse organizzare queste stragi, assolutamente, solo uno stupido può chiedere a queste cose. Era una strage in cui gruppi di potere più o meno occulto prepararono una svolta economica e politica. Vogliamo sedere in Parlamento, vogliamo governare. E infatti la legge elettorale, la peggiore del mondo, non prevede che il popolo sovrano elegga i suoi rappresentanti. Non so se è un'altra cosa orrenda. E comunque è così. E allora cosa succede? Che l'Italia avvia la svendita dell'economia pubblica. L'economia pubblica, io voglio parlare dell'ENI. Quando finì la guerra si avviò un dibattito molto importante tra i cattolici sociali, guidati da Dossetti e dalla Pira, e la sinistra italiana, guidata dai comunisti. Era una commissione molto limitata, che doveva decidere quale economia ci dobbiamo dare, quale struttura economica si deve dare il nuovo lo Stato italiano dopo il fascismo. I cattolici sociali hanno rifiutato il liberismo con una grande intuizione, perché il liberismo penalizza le classi più deboli, penalizza spesso anche la vita della gente. E i comunisti rifiutarono il collettivismo e si creò un compromesso con lo Stato imprenditore, non lo statualismo, lo Stato imprenditore che opera con le leggi del mercato, cercando di con le leggi del mercato in concorrenza con gli altri, indirizzando in aree depresse anche l'economia privata, quindi incoraggiare, ed è avvenuto così. Quindi la terza via è una qualcosa di importantissimo nella ripresa economica. L'Italia, se oggi è uno dei maggiori paesi industriali, lo deve alla terza via che uomini come De Gasperi, Vanoni e Mattei hanno voluto in Italia. Ebbene, questa terza via è stata eliminata, viene privatizzato l'ENI 1994, viene privatizzato l'IRI, viene privatizzato le altre aziende dello Stato nel campo della telecomunicazione, dell'ENI viene fatto uno spezzatino, era un'azienda con una struttura anglosassone integrata, quindi integrata dalla meccanica, dall'ingegneria, dal tessile, dal minerario, era un gruppo estremamente bilanciato. Viene smembrata e il governo viene collaborato con dai coccodrilli, sono coccodrilli,
dalla Mary Lynch, dalla Goldman Sachs, alla quale Goldman Sachs, alla fine di questo scempio che fanno, privatizzano e cedono, Nuova Opinione chiude, o quasi, è un capolavoro di azienda, facevamo le migliori sonde del mondo, sonde marine, attrezzature avveniristiche, tecnologia avanzatissima, viene chiuso, la General Electric viene trasformata in un'aziendina, che la General Electric la chiudo perché ha le sue fabbriche, e quindi viene chiusa quasi la Nuova Opinione, viene chiusa la chimica di base dell'Eni, chiusa la meccanica, chiusa il tessile, vengono chiusi tutti e resta il core business, cioè grezzo, petrolio, che non persegue più l'interesse nazionale. Bisogna cambiare il nome all'ente nazionale di idrocarburi, è un abuso. Bisogna fare una class action perché l'utente, il consumatore potrebbe essere ingannato. Vado all'AGIP perché è lo Stato e quindi lo Stato sono pure io. Non è così. Il 70% dell'ENI, del pacchetto azionario, è tenuto, è in mano ai fondi americani. Allora, alla fine di questo scempio, di questa carneficina, hanno triturato si sono divisi, nessuno parla, nessuno mai ha parlato. Un pezzo a te, della sinistra, un pezzo alla destra, l'IRE un pezzo alla sinistra, un pezzo alla destra, telecomunicazione un pezzo alla sinistra, un'operazione scellerata di abbruttimento. Ci siamo giocati il 36% del PIL italiano. L'unica denuncia che viene fatta l'ha fatta il Movimento Civile di Solidarietà, che fa capo a un economista americano che si chiama Lyndon LaRouche, che mi onora della sua amicizia. Viene presentato un dossier che denuncia tutto questo alla Procura di Milano e alla Procura di Roma, che insabbiano tutto perché si trovano in difficoltà, perché nel frattempo il ministro Ciampi, che era diventato Presidente della Repubblica, era Ministro delle Finanze, dell'Economia, e quindi l'imbarazzo è stato micidiale. Dopodiché si chiude la privatizzazione con la cessione a un fondo della Goldman Sachs di tutto il patrimonio immobiliare dell'ENI, stimato quando io ero all'ENI 100.000 miliardi, immenso, due centri turistici immensi, e una città con 2.600 palazzi, con 35.000 appartamenti, alberghi, financo il palazzo qui dell'ENI, quello di cristallo, viene ceduto, svenduto alla Goldman Sachs. E c'è un altro elemento che io ho denunciato in una televisione privata di Roma che va ogni mercoledì sul satellite. Stranamente, l'uomo che ha condotto questa operazione, cioè il governo Amato, Ciampi, ministro dell'economia, quello che ha condotto l'operazione è stato l'attuale governatore della Banca d'Italia. Sto dicendo una cosa grave, ma è la verità. Mario Draghi, alla fine, viene fatto presidente della Goldman Sachs. Non credo che ci sia un paese al mondo che non abbia la dignità. Non si può accettare, non si tratta di etica, si tratta della logica più miserabile, cioè non si può accettare un favore da chi è stato favorito. E io l'ho denunziato anche sugli scritti, articoli, ma non è successo niente. I miei articoli, faccio delle trasmissioni in TV privata che ogni mercoledì va sul satellite. La mia fotografia, che mentre lo faccio questo, è stata pubblicata su tutti i giornali di tutta la terra, perché io ho chiesto a Mario Draghi di chiamarci, farci capire che cosa è successo. Non è successo niente, nessun giornale italiano ha mai parlato di questo, mai, nessuno, se non fosse per i dossier presentati dal Partito Democratico Americano nel 1996 non ne saprebbe niente. Quindi ecco, questo volevo accennarlo perché in questa sede, dove ci sono i due giornalisti che fanno il proprio dovere e rischiano a volte la pelle, bisogna dirlo, che qui la stampa è propagandistica, cioè copre. L'ultimo argomento e chiudo, il prezzo della benzina, e qui ci sono le cose,
In questa operazione del prezzo della benzina le compagnie petrolifere fungono da compagnie delle Indie che coniugavano mercantilismo ed imperialismo. Io sono stato a Leni a dirigere il settore della distribuzione e fino al 1994 il prezzo si chiamava prezzo amministrato o sorvegliato. Le compagnie presentavano i listini, non ogni volta che cambiava il prezzo, quando effettivamente i costi del grezzo pesavano in modo particolare. Venivano approvati o non approvati, spesso veniva suggerito un altro prezzo, noi rispettavamo gli indirizzi del Ministero dell'Industria e del Commercio. Nel 94, liberismo totale, libertà, e qui c'è stata la cagnara. Quando aumenta il prezzo, non c'è motivo che la società petrolifere aumenta il prezzo della benzina e del gasolio, c'è motivo. Hanno le loro scorte, le loro riserve, hanno i loro contratti con i paesi produttori, non c'entra niente un prezzo che nasce dalla finanziarizzazione del settore dei carburanti. Eppure, schizza in altro. Il prezzo della benzina dal 2000 è aumentato del 35%, il prezzo del gasolio 72%. Ho intervistato una persona del settore, mi ha detto perché il gasolio, ha raggiunto la benzina il prezzo, mi ha risposto grezzo che arriva in Italia è di pessima qualità, perché le compagnie non hanno investito sulla raffinazione. Come non hanno investito? Hanno fatto soldi a palate e non hanno investito, e si vuol far pagare all'utente il costo di una carenza aziendale, di una politica scellerata. Ecco, oggi il gasolio, che è un elemento fondamentale, è stato un elemento nella scelta dell'autovettura, è stata propagandata fino a 2 anni fa la macchina a diesel come macchina che ha un costo di esercizio più basso, perché il gasolio era nel 2000 0,872 euro. A tutto questo si aggiunge un fatto che è peculiare del nostro paese: noi abbiamo il costo industriale più alto d'Europa. Perché le lobby dei benzinai, le lobby di chi possiede gli impianti carburanti, sono gruppi di privati che hanno avuto delle autorizzazioni in tempi passati e hanno speculato offrendo alle compagnie petrolifere: vuoi fare un impianto carburante qui? Sì, fatelo tu, compri il terreno, a me mi dai tanto al litro. E questo grava sul, almeno c'è un terzo della rete italiana. Ma poi la rete italiana nessuno è riuscito a razionalizzarla, nessuno, a liberalizzare gli elementi che avrebbero fatto una rete a basso costo. Io tentai, non ci riuscii, ebbi anche delle minacce. Ebbene, l'Italia ha una rete distributiva, cioè l'impianto dove noi andiamo, di 24.000 punti vendita. La Germania ne ha 15.000, la Francia 13.000, la Gran Bretagna 10.000 pure, e la Spagna 8.700. Ha un erogato medio per impianto il più basso d'Europa, metà degli erogati medi. L'erogato medio che cos'è? Quanto in media vendono in un anno. In Italia in un anno un impianto carburante in media vende 1.600.000 litri, il doppio la Germania, 3.200.000, 3.100.000 la Francia, 3.600.000 la Gran Bretagna, 3.400.000 la Spagna. Poi ha una bassa percentuale di impianti selfizzati, dove il cliente va, si fa il rifornimento, entra a pagare e che cosa incontra nei paesi europei? Il negozio, il bar, la ristorazione e tutta una serie di servizi. Servizi che fanno sì che chi gestisce quella stazione di servizio non guadagna sul carburante. Il carburante potrebbe venderlo molto di meno. Non solo, ma noi in Germania, io in Germania trattai con i sindacati per farci dare dei soldi noi. Vi diamo una stazione attrezzata, siccome quel carburante vi serve per attrarre clientela, dateci voi qualche cosa. E così abbiamo iniziato a varare un sistema che avrebbe
permesso di abbattere i prezzi. E beh, l'Italia non è stato possibile. E poi non si sono fatte delle liberalizzazioni. Per esempio, qui in Italia bisogna andare all'appuntamento. Gli impianti chiudono alle ore 20, fanno i turni di chiusura, quindi si proteggono le parti inefficienti della rete distributiva. Poi non si sono liberalizzate le licenze di somministrazione. Se uno vuole fare un bar non lo può fare, perché sono una vecchia legge che dice il bar tu devi farlo a tante distanze con gli altri, cioè è un sistema. Ebbene, questo sistema ha portato che la rete italiana, nel costo della benzina, c'è il più alto costo industriale d'Europa. Cioè, cos'è un costo industriale? Prezzo del greggio, che incide mediamente il 12%, niente, su tutto il totale del prezzo. C'è la distribuzione, la raffinazione, c'è il trasporto, cioè, e il compenso del gestore, che in Germania non c'è più, in Francia non c'è più. Ebbene, il costo distributivo italiano è maggiore del 15% media della media europea. Quindi noi non siamo stati in grado di razionalizzare un settore vitale per l'economia. E oggi quando sento parlare che vogliono dare un buono, un sconto sul gasolio per i camionisti, mi arrabbio, perché noi vogliamo che le merci vengano trasportate su rotaia per motivi semplicissimi, di bassa di pensiero ecologico. Vabbè, questo di qua è la situazione italiana, non è divertente. L'ho voluta accennare, prima della finanziarizzazione, la speculazione, come si faceva il prezzo? Prima del 1960 erano a determinarlo le compagnie del cartello, le famose sette sorelle, che Mattei in modo dispregiativo chiamò. Il prezzo lo fissavano loro, perché se la British Petroleum in Iran attraeva il greggio, una parte lo dava lo Stato, il 50-50, il 50%, una parte lo mandava in raffineria e una parte lo vendeva. Siccome era una compagnia grossa, diventava il prezzo di riferimento per un po' di tempo. E questo era il cartello che venne denunziato da un'organizzazione americana della concorrenza con un atto d'accusa. Nel 1960 si formò l'OPEC, che raggruppa 11 paesi dei produttori che forniscono il 40% del grezzo del mercato, però hanno riserve per quasi l'80%. E l'OPEC aveva lo scopo di realizzare un equilibrio sulla domanda e sull'offerta e di mantenere un equilibrio appunto sul prezzo. E ora l'OPEC è stata defenestrata. L'unica notizia buona è che ieri l'Indonesia è uscita dall'OPEC, l'unica speranza è che l'OPEC viene sfasciata e ogni paese si rifiuta di fornire il gasolio, il prezzo del grezzo a seguito di queste speculazioni. E questo è il quadro. Io dico che l'ho detto diverse volte, che per l'Africa il petrolio è una maledizione, ma non siamo lontani anche noi da dichiarare il petrolio una mezza maledizione, perché noi abbiamo un sistema di predatori che approfittano di un fatto finanziario per distendersi così in un'amaca leggendo il giornale, mentre la loro cassaforte ogni tanto si sente il rumore perché il patrimonio raddoppia. Ecco, io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione.